importante qui a Milanello con il nostro amministratore delegato Ivan Gazidis, il nostro direttore generale dell'area sportiva Leonardo, il nostro direttore dello sviluppo strategico dell'area sportiva Paolo Maldini e il nostro nuovo acquisto. Lascio subito la parola al nostro amministratore delegato Ivan Gazidis, prego. Grazie Fabio, benvenuti. Scusatemi, il mio italiano non è bene, ma trovo. Sono felice di presentare il nostro nuovo giocatore, Chris Piontek. Thank you for coming today. Per essere venuti. È un giorno molto emozionante per noi. Lascerò Leonardo e Paolo parlare per degli aspetti del football, di calcio. Io vorrei parlare di me stesso, come di quello che sto facendo come amministratore delegato del Milan e anche per su Elliot, che ha investito molto nel club, e parlare un po' della visione che ha Elliot parlando nel futuro del Milan. Questo è un altro investimento a lungo termine per il club, sempre nel rispetto del financial fair play, con giocatori di grande talento pienamente impegnati in questo club, e per portare il Milan dove dovrebbe essere nel mondo del calcio. Vorrei specificamente ringraziare Paolo e Leo per il grande lavoro che hanno fatto in pochissimo tempo quest'estate, in circostanze anche difficili, e di nuovo a gennaio, lavorando molto sia la notte che il giorno per portare questo tipo di opportunità a noi. E ancora una volta, facendolo in così breve tempo e sotto pressione. Quindi questo è un momento emozionante non solo per la squadra oggi, ma è anche un segno emozionante per il futuro. Chris è esattamente il tipo di giocatore che volevamo avere nel nostro club, giovane, pieno di talento e molto impegnato, e sono molto emozionato nel vedere cosa porterà al nostro futuro. Grazie ancora a Leo e Paolo per quello che hanno fatto. Direi a questo punto possiamo già aprire lo spazio per le vostre domande. Naturalmente il nostro focus principale, la nostra attenzione principale è conoscere meglio il nostro nuovo giocatore che oggi per la prima volta è venuto qui a Milanello. Prego, iniziamo da Milan TV. Grazie Fabio, buongiorno a tutti. Volevo chiedere al CEO Ivan Gazidis se la scelta di passare da un centravanti 31enne in prestito oneroso a un centravanti 23enne di proprietà del club è una scelta evidentemente tecnica, perché è stata fatta a livello tecnico, ma se è anche di indirizzo, se è anche importante dal punto di vista strategico. Sì, abbiamo presentato, è un momento difficile per Paolo e Fabio, dobbiamo reingegnerizzare il nostro calcio, il nostro football, che ha avuto delle grosse perdite, e costruire un sogno che deve essere costruito su un piano, perché altrimenti rimane solo una fantasia. Il nostro piano è molto chiaro, è quello di costruire una squadra di calcio a lungo termine. Ricostruire, dovrei dire, la squadra, e per fare ciò c'è bisogno di grande disciplina, e non è solo riguardo ai giocatori giovani, ma possono esserci giocatori con più esperienza che avranno una parte, che possono avere una parte in questa ricostruzione, ma certamente dobbiamo capire le realtà finanziarie e rispettare le realtà che ci vengono imposte dalla UEFA. E per noi costruire una squadra più giovane di giocatori che svilupperanno con noi, che
impareranno ad amare questo club e saranno pienamente impegnati in quello che noi vogliamo fare è vitale. Quindi Chris è esattamente quello, rientra esattamente in questi parametri, è esattamente il tipo di giocatore che noi vogliamo portare e so che il nostro, i nostri appassionati ameranno guardarlo giocare oltre insieme a un gruppo di giovani giocatori che abbiamo già, che sono già pienamente legati e che hanno un target che è quello di qualificarsi per la Champions League, ma soprattutto per a lungo termine. Devo fare un'ultima domanda a Paolo Maldini, al quale chiedo di fare una considerazione anche sul destino, perché 23 anni fa, a luglio, nasceva Krzysztof Piątek e pochi mesi dopo andavi a giocare con il Milan in Coppa UEFA a Lubino contro lo Zagłębie, proprio la società che ha valorizzato un giocatore che oggi sei qui a presentare, che quando hai giocato lì era nato da pochi mesi. Non ricordo questa storia. Zagłębie Milan, Coppa UEFA, sì. Vedi, troppi anni fa, diciamo che sono cambiati i tempi. E stiamo vivendo, come ha detto il nostro CEO, una realtà completamente diversa da quella che comunque era una realtà anche diversa da quella vincente della presidenza Berlusconi, ma il Milan ha sempre puntato su giovani di talento, lo ha fatto quando ho esordito io, lo ha fatto con tutti i miei compagni, diciamo, di primavera che hanno avuto l'occasione di giocare in questa gloriosa società, lo ha fatto recentemente con tutti i ragazzi giovani che giocano da noi. E di conseguenza questa linea, diciamo, di giocatori di talento e giovani che magari vengono, nel mio caso, dal settore giovanile, ma che comunque vengono presi a un'età dove si possono ancora sviluppare tante cose che servono a Milan, è una linea di continuità, questo è poco ma sicuro. Ciao Chris, benvenuto. Ci racconti com'è cambiata la tua vita cinque mesi fa esordivi contro l'Empoli col Genoa, cinque mesi dopo sei un attaccante del Milan e se ti ispiri magari a qualche attaccante del passato, della storia del Milan e se poi ci racconti la storia del numero di maglia 9-19, com'è andata? Ho sempre creduto in me stesso. Volevo dimostrare qualcosa di buono in Serie A quando sono arrivato al Genoa. È importante per me segnare perché sono ovviamente un attaccante ed è normale. Non è cambiato molto nella mia vita perché sono sempre la stessa persona. And what about the number of your shirt? Why did you choose? No, del 9 che era libero, che era il tuo numero. I'll tell you. There is nothing tied to lucky things or unlucky things after Inzaghi or whatever. We decided, he asked for the number 9, but we think that in this moment, the number 9 must be conquered. I think it's a very important number, so we decided for 19. He chose for 19. There is a 9 inside, but this is how it born the story. And a double question to Paolo and Leo. So how did it go 15 days ago? You were presenting anche di Higuain. Com'è andata, insomma, questa trattativa? Se alla fine ha pesato la volontà del giocatore e se siete un po' delusi da quello che vi ha dato, non della risposta che ha dato negli ultimi giorni, cioè voler andare via, da quello che non vi ha dato in campo Higuain? Penso che non ci sia tanto da dire. Higuain ha fatto le sue scelte e non c'è più. Oggi è la presentazione di Krzysztof e quindi parliamo di quello. L'ultima a Gazidis, era possibile, l'ultimissima, promesso. È la prima volta che parla con noi. Che cos'è il Milan per lei? Cioè, che cosa sta vivendo in questi mesi di bello? Per me essere qui a Milanello è qualcosa di molto molto speciale. Io sono stato un grande fan del calcio per tutta la vita e mi sembra di essere in un posto mitico. È qualcosa dove puoi sentire e odorare il calcio.
questo calcio significa qualcosa importante nel mondo del calcio. Questo club occupa un posto in tutte le, nelle teste di chiunque in giro per il mondo, che è molto speciale, è un punto di referenza per il calcio, di riferimento per il calcio, e chiaramente negli ultimi anni non sono stati facili, ma la reputazione che ha il Milan nel mondo è senza macchia. Dobbiamo riportare il calcio, il nostro calcio, a dove deve essere per un club come il Milan. Venire con me è un onore, venire qui per me è un onore enorme, e sono emozionatissimo da tutto quello che ho trovato, le persone con cui ho il privilegio di lavorare giornalmente, inclusi specialmente Leo e Paolo, il professionalismo, la professionalità, l'etica del lavoro, l'intelligenza, l'amore è incredibile, e queste qualità sono qualità che mi danno grande ottimismo per quello che potremo fare insieme. Non sarà facile, e non voglio far finta che quello che abbiamo di fronte a noi sarà facile. Abbiamo molti ostacoli da superare, dobbiamo rispettare la UEFA e le restrizioni che ci sono per noi, che chiaramente rende le cose difficili, ma abbiamo una grossa e forte proprietà assolutamente impegnata in questo obiettivo, e con tutti questi elementi per me è incredibilmente emozionante ed eccitante essere parte di questa cosa, ma anche un privilegio di essere parte di questo progetto e di esserne parte in un posto come Milanello, che per me è una delle case del calcio, dove si respira il calcio. È un onore enorme. Christophe, ciao. In un'intervista Boniek di te ha detto: è molto interessante, è concreto, è fortissimo, però è come una ragazza di cui ci si innamora subito. Nei primi sei mesi si vedono solo i lati positivi, poi devi scoprirne il carattere. In che cosa tu devi ancora crescere, e che cosa devi fare per convincere fino in fondo di valere anche i soldi che il Milan ha speso per te? Grazie. I want to say hello to Zvi Boniek. This is important. Volevo salutare Boniek, che è una persona molto importante in Polonia. È un piacere per me essere qui al Milan. Io sono un attaccante e devo dire che voglio segnare in tutte le partite, voglio lavorare molto forte e poi vedremo sul campo. Buongiorno, ciao, benvenuto a Milanello. Senti, un'altra Christophe, curiosità, c'è una tua foto da bambino, 11 anni, con l'asciugamano del Milan. Insomma, era nel tuo destino, forse, il Milan? Non è Photoshop, è una foto vera. Quando ero giovane, ero un fan del Milan. È il mio sogno giocare qui. E quando sono seduto qui vicino a queste grandi leggende, tutte e due, è un grande onore e piacere. E spero di poter far vedere il mio talento in tutte le mie capacità in ogni partita. Potrei dire qualunque cosa qui, ma tutto sarà sul campo. Una domanda per Leonardo o per Paolo Maldini. In questi, insomma, giorni di mercato e anche in questi mesi si sono fatti tanti nomi, e poi la scelta appunto è caduta su Piontek. Quindi se ci puoi un po' raccontare, ci potete raccontare qualche, insomma, backstage di come è nata questa trattativa? Vi racconto una storia alla prima. Io sono arrivato qua a fine luglio. I arrived here at the end of July. Paolo arrived in August. And andiamo insieme. Tutti dicono, arrivano due leggende. Io non ero mai stato leggenda fino al 2 agosto.
Dopo è arrivato Ivan, adesso siamo in tre, quindi sono tre leggende. Questa è una cosa molto... Ma è vero che succede questo? Ogni volta succede così. Quindi anche lui ha dovuto dire che ci sono anch'io. Grazie, grazie, grazie. Boh, la scelta, voglio dire, non era così, così complicata, no? Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 13 gol in 19 partite. C'è anche uno che dice che non è stato convalidato, quindi sarebbero 14, più i pali, più le traverse, quindi ha fatto, diciamo, vedere in Italia subito la sua capacità. È vero che non era una cosa prevista, non era una cosa che avevamo, diciamo, considerato questa possibilità in stagione, anche a livello economico, come diceva Ivan, è stata una cosa, diciamo, inaspettata, quindi la cosa era sapere se era una cosa fattibile a livello economico per prendere un giocatore di questa importanza. Quindi avendo questa possibilità, penso che la scelta non era una cosa così difficile. Penso che un giocatore che si è spostato di 130 km è già nel nostro campionato, conosce questa cultura, ha una caratteristica molto adatta al nostro, diciamo, nostro tipo di gioco e anche del tipo di gioco italiano. Quindi la scelta tecnica e economica sicuramente, insomma, è stata possibile abbinarla. Ciao Chris, una domanda. Se ti senti già pronto per essere un grande protagonista assoluto con questa maglia del campionato, cioè tu vuoi segnare e vincere col Milan, non hai paura? I'm born ready. Io sono nato pronto. I think I'm ready and, io sono pronto e farò di tutto per far arrivare il Milan alla Champions League. Vedremo. Io posso dire che lotterò in campo, lotterò per il Milan e posso fare tutto. Ora solo veloce per la dirigenza, se la linea, scegliete voi, se la linea è tracciata, Paquetà, Piontek, nel senso è stata dettata, ma quindi i rumors di mercato che circolano, si è parlato molto di Ibra, di Fabrega, soprattutto nella parte pre-Gazidis, dobbiamo anche un po' non seguirli, nel senso ormai la linea è cercare di cogliere l'occasione del giovane talento già con prospettive di consolidamento? Credo che abbia già parlato prima riguardo questo il nostro CEO. La linea è quella di giovani promettenti, ma non si esclude comunque l'arrivo magari di un giocatore di esperienza che faccia crescere questi giovani. Però, come linea di principio, diciamo che si cerca di essere sostenibili, di conseguenza si cercano profili diversi rispetto a quelli esperti. E infatti il tentativo su Ibra e Fabregas non è stato stoppato da questa linea, è stato stoppato dalla situazione di mercato. Non è stato possibile, non c'è stato un non si fa, perché tutte le scelte in questa società sono condivise, se no, anche dall'allenatore, se no la cosa non funziona. Questa è una cosa che è molto chiara fra di noi. Se mi alzo un attimo in piedi, forse per chiedere, spiego solo che parlo qui a nome della Polonia, perché sono corrispondente della Polonia in Italia, e volevo chiedere a Krzysztof, ecco, forse si pronuncia bene, una cosa in polacco, poi ve lo traduco. Come si dice in polacco il suo nome? Krzysztof. Krzysztof. Comunque volevo dire anche che è veramente un eventone, cioè da ieri che lo seguiamo molto, tutta la Polonia molto molto è felicissima, sicuramente grata anche al Milan, quindi questo per voi, per sapere. E adesso chiedo a lui, może tak trochę miło, bardziej miło po polsku usłyszeć. Ja jestem korespondentką tutaj na stałe w Rzymie i przyjechaliśmy wczoraj, wszyscy zafascynowani bardzo, gratulacje ogromne, trzymanie kciuku nas wszystkich, całej Polski. I chciałam cię zapytać, nawiązując odrobinę do tego, co przed chwilą powiedziałeś, bo to słynne zdjęcie teraz z tym, co to było, ręcznik, czy co, Milanu. Ale czy w ogóle kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że to będzie możliwe, żeby tutaj grać? Bo jedno to marzyć, a drugie, że to się zrealizuje. A drugie, czy są jakieś gwiazdy Milanu z przeszłości, którymi się fascynowałeś? Ecco, quindi volevo solo... In breve, se effettivamente pensava sarebbe mai stato realizzabile entrare nel Milan, perché un conto è sognarlo, un conto è veramente vedersi realmente partecipe, e seconda cosa, se ci sono delle star del passato a cui si ispirava, quello l'ho chiesto.
in polacco se possibile e poi traduco io. Jak możesz to po polsku, bo to bardzo miłe dla nas. Nigdy nie myślałem, że mogę zagrać w takim klubie i to jest niesamowite uczucie. No jest tu jedna legenda, czy też gwiazda, siedzi koło mnie i mogę w to nie wierzyć, taka jest prawda. Chcę zrobić tutaj wielką rzecz, na pewno nie przychodzę tutaj, żeby tylko być, tylko zrobić wielką rzecz i zobaczymy, jak to będzie. È stato un grande sogno e comunque non mi sembrava mai possibile che si sarebbe avverato che riguardo alle leggende viventi ce n'è una qui accanto a me di cui sognavo sempre, che ammiravo sempre. Next time. Beh, i gesti parlano per sé. E quindi, insomma, per me è un grande onore, un grande piacere. Poi vedremo come andranno le cose. Grazie, cinque e vanno. Grazie. Allora, facciamo... Ha fatto tutto, domanda, traduzione. Buongiorno e benvenuto. Il Milan ha salutato Higuain, una sorta di guida per Cutrone, e ora il Milan punta su due giovani promesse. Con che carte affronterai questa sfida? Per me è un altro passo nella mia carriera. Spero di riuscire a giocare bene con Cutrone in campo. Vorremmo segnare molti gol insieme e spero andrà bene. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Chris. Ti volevo chiedere, guardando il Milan in campionato, nelle partite, se hai visto sia quelle che incontro in campo sia in TV, qual è il giocatore con cui sei più curioso di giocare insieme? Mi ricordo due partite in questa stagione, una contro la Sampdoria e ho visto una grande sfida ad altissimi livelli, perché bisogna vinta 3-2 ed è stata un'ottima partita. Spero sarà per me anche per me di vincere molte partite. And with whom would you wish to... Buongiorno Chris, benvenuto. In Polonia e Irlanda, il tuo debutto in nazionale maggiore, hai giocato con Milik, visto che sarà il prossimo avversario e con il Napoli, ti chiedo che giocatore è, sei pronto a sfidarlo e relativamente, mi ripeto un po' con la domanda di prima, ti piace giocare con un altro centravanti a fianco? Milik è un ottimo giocatore in ottima forma. Io posso giocare con un secondo attaccante accanto a me, non è un problema per me, io sono sempre pronto e speriamo di vincere questa partita. Volevo fare una domanda al CEO Gazidis, volevo chiedere come è andato l'appuntamento con la UEFA di qualche settimana fa e come avete avuto l'ok per fare questa operazione. Passo molto tempo con tutte le istituzioni del calcio, la FIFA, l'Europea, le istituzioni europee, la UEFA, e anche recentemente ero nel comitato esecutivo della UEFA. Queste sono persone che io conosco molto bene da tanto tempo. Rispettiamo le linee guida che loro hanno e le regole che loro hanno. I fatti sono che abbiamo avuto una decisione cui ci siamo appellati. Finché non sappiamo il risultato di questo processo di appello, non sappiamo esattamente quali saranno le restrizioni, quindi questo non è un caso.
in cui la UEFA deve benedire tutto quello che facciamo, ma sappiamo che alla fine di questa strada noi dovremo rispettare le regole. Quindi non cerchiamo sempre l'approvazione per tutti i passi individuali, ma il club deve tornare a un modello finanziario sostenibile. Io ero lì quando le regole del financial fair play sono state scritte e lo scopo non era quello di punire le squadre, ma di aiutarle a tornare su un percorso più sostenibile. E questa è la visione delle di quelle regole. E in realtà in Europa quello che è successo è che le enormi perdite di 8 anni fa si sono abbassate moltissimo, in parte grazie anche al financial fair play. Quindi è stata una buona iniziativa, un'iniziativa nella quale io credo e che assolutamente vogliamo rispettare, ma deve esserci un percorso per i club come i nostri che possiamo seguire per ritornare sul giusto cammino, e credo che alla fine riusciremo ad avere delle grosse sfide, ma un percorso chiaro e ragionevole per riportare il club su fondamenta solide. Questa squadra non può operare in un mondo di fantasia, deve tornare a una realtà finanziaria e costruire delle solide fondazioni e basi su cui possiamo costruire la casa. E questo è il nostro piano, abbiamo una forte proprietà ed ecco perché sono così ottimista a proposito del futuro, perché possiamo costruire quelle fondamenta molto solide e poi andare avanti in un modo sostenibile e in un modo in cui di cui i nostri fan possono essere orgogliosi. Polska. I'm going to ask a question in English and I would like Krzysztof to answer in English. Hai lasciato da Cracovia segnando, poco dopo hai segnato 4 gol in Coppa Italia, poi ci siamo incontrati a Genova, avevi già segnato 8 gol. E direi che per una prima stagione nella Serie A è già un ottimo risultato. E non volevi, però non ti sei messo dei paletti. Mi domando quando c'è stato il primo contatto con il Milan. E quando hai capito che sarebbe stato una realtà per te giocare in questo club? Kiedy spotkaliśmy się w Genui w październiku na początku, to miałeś bodajże już 8 goli na koncie i ja powiedziałem do ciebie coś takiego, że to już właściwie byłby dobry wynik, dobra statystyka, gdybyś nawet skończył sezon z taką liczbą goli, bo nikt nie spodziewał się, że tak szybko wprowadzisz się do Ligi Włoskiej. Ty się wtedy bardzo zdziwiłeś, bo nie chciałeś sobie stawiać żadnych barier. No i teraz tę barierę kolejną bardzo szybko burzysz. Masz 13 goli. Zastanawiam się, kiedy taki pierwszy kontakt, sygnał od Milanu był, że to faktycznie może być nie sen, a rzeczywistość, że tutaj się zjawisz na San Siro w Milanello, że za chwilę możesz wyjść przeciwko Milikowi i Zielińskiemu w meczu z Neapolem na San Siro. Powiedzieć ci po polsku? Taki jest futbol, no na pewno ja wierzę w siebie cały czas, trenuję ciężko i chcę robić wielkie rzeczy, na pewno jestem gotowy na to wyzwanie i zrobię wszystko, żeby być tu dobrym napastnikiem. Na pewno kontakt był bardzo szybki, gdzieś Milan się szybko odezwał, szybko chciał to załatwić i zrobić ten transfer. Ja wierzyłem, że to się może udać i chciałem tu być, jestem, cieszę się z tego bardzo. Czy ja wiem, czy lekki szok? No strzeliłem w 19 meczach 13 bramek w Serie A, także to nie jest słaby wynik
i wiedziałem, że będą się interesować mną kluby. Nie wiedziałem, że to będzie już tej zimy, dlatego cieszę się z tego kroku i wiem, że to dalsza część mojego rozwoju w piłce. Un po' lunga la risposta. Comunque è così il calcio, un po' inaspettato. Io all'inizio non me l'aspettavo, ma comunque presumevo che dopo aver segnato 13 gol magari altri club si sarebbero interessati di me. Non credevo all'inizio che sarebbe stato magari il Milan, ma adesso ecco, lo affronterò tutto quello che sta arrivando, e quindi così il calcio, un po' sorprendente, ha detto. Ciao Chris, volevo chiederti, a Genova hai già avuto l'esperienza con 3 allenatori in brevissimo tempo. È stata un'esperienza, immagino, un po' anche traumatizzante, perché non è una cosa tanto normale. Che cosa ti aspetti viceversa adesso trovando Gattuso, a proposito di leggende, e se magari ti aspetti che ti utilizzi come uno dei 3 allenatori, se uno dei 3 allenatori ti ha utilizzato al meglio? Yes. Sì, il Genova, la stagione è stata un po' turbolenta, ma questo è il calcio. Io accetto qualunque cosa, voglio allenarmi duramente e lavorare duramente. Non è un problema per me cambiare l'allenatore, non è stato un problema. E niente, così. Invece volevo chiedere a Leonardo, a Maldini, ma in questo affare Higuain-Piontek risulta anche un avanzo, oltre ad essere arrivato un giovane importante, Caldara era dentro questo affare. È una plusvalenza in più o è ancora legato all'affare con la Juventus? No, non è legato a una plusvalenza, non è legato neanche all'affare Caldara. Caldara è uno scambio con Bonucci che alla fine abbiamo fatto tutto insieme, diciamo anche il prezzo di Higuain. Certo, una cosa era legata, era con 2 società, noi e la Juve, sicuramente una cosa va a toccare all'altra, però comunque dopo il prestito risolto, che è quello che è stato fatto, noi eravamo liberi per acquistare il giocatore che volevamo. Grazie, buongiorno. Allora faccio 2 domande, una a Leonardo o signor Gazzidis. Io vi faccio una preghiera, non facciamo tutte e 2 domande. Allora ne faccio, decidete voi, va bene. L'anno scorso, allora a Chris, l'anno scorso stavi preparando la partita del 10 febbraio contro lo Zielanska di Wrocław. Che differenza tra quel giocatore che stava preparando il rientro col Cracovia e questo giocatore che deve affrontare a San Siro 80.000-60.000 spettatori il Napoli di Milik? Che differenza tra i 2 giocatori dopo un anno? Io sono sempre focalizzato su me stesso. È fantastico giocare a San Siro, ma credo che tutto sarà sempre sul campo. Io sono concentrato sul campo e farò di tutto per fare il mio meglio, e come sempre voglio sempre segnare. Antonio Vitiello, Milan News. Una domanda per Leonardo. Avete già fatto 2 grandi acquisti, Paquetá e Piontek. Abbiamo visto anche in questi giorni Paquetá giocare davvero molto bene. Ma c'è la possibilità di ancora qualche intervento in quest'ultima settimana di calciomercato, giusto per capire come siete orientati? Boh, in verità abbiamo fatto tanto, no? Forse di quello che abbiamo fatto di più in generale, forse in Europa. Quindi sono stati 2 acquisti davvero importanti. È stato basato sicuramente su altre scelte, alla fine abbiamo potuto fare, e questo secondo me è un bene, perché comunque è un acquisto anche per il futuro, non solo per il presente, quindi questa è una cosa molto importante, e non si può negare che il fatto di aver fatto 2 così importanti, un pochino dobbiamo vedere se è ancora possibile di fare qualcosa. Non sappiamo
se sarà possibile, però sinceramente con questi due acquisti penso che la squadra sicuramente oggi ha a disposizione una rosa abbastanza competitiva. Ciao Chris. Ciao. Alfonso Sciascia, Carta Canta Web. Volevo chiederti qualcosa in più sulla tua esultanza del pistolero, particolare, una particolare esultanza, se ci spieghi. Grazie. Niente, è il mio stile. Quando segno, sparo. Quando è come è spontaneo. Buongiorno, una domanda a Leonardo e Maldini, decidete voi. La mia domanda è: quando il Milan, quando Leonardo e Maldini si sono resi conto che con Higuain sarebbe finita già a gennaio, e se c'è stato un comportamento, un qualcosa che è successo che ha stabilito la fine del rapporto sostanzialmente? Abbiamo già detto, sinceramente Higuain ha fatto le sue scelte e non c'è più, quindi non c'è più tanto da dire sinceramente. Simone Matrone, editoriale Sport Italia, buongiorno a tutti. Io avrei una domanda per Paolo. Paolo, tu che vivi nel quotidiano la squadra, ci sono state tante voci per quanto riguarda il periodo dei malumori di Higuain che potessero turbare il gruppo, però sembra che questa squadra sia davvero una famiglia, come ha detto Gattuso e come hanno detto tanti giocatori in diverso periodo. Come ha vissuto veramente questo periodo? Grazie. La squadra? Sì. Ma la squadra è comunque in linea con le più rose aspettative, perché siamo comunque quarti. Abbiamo la possibilità di raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è quello di qualificarci per la Champions League. Un obiettivo non facile, visti gli ultimi 6 anni. In ogni squadra ci sono malumori, ci sono tanti giocatori. Ne avevamo 30, adesso alla fine di questo mercato vedremo in quanti saremo. È una cosa gestita molto dall'allenatore della società, non credo che gli equilibri cambino poi tanto se un giocatore si lamenta o no, questo non è solamente un discorso che riguarda Higuain. Quando la società è seria, fa le cose per bene, l'allenatore lavora per bene, le cose diciamo, i malumori sono quasi normali. Aggiungo soltanto che c'è un concetto che è molto importante per noi, qui al Milan starà chi ha voglia di stare. Certo, non è che si fa regali a nessuno, perché c'è sempre una trattativa che è legata a un desiderio di partenza, ma veramente qui abbiamo bisogno di gente che abbia voglia di partecipare a tutto quello che ha detto Ivan, perché qua ci sarà da costruire un qualcosa in un modo lento e non facile, quindi c'è bisogno veramente di un coinvolgimento totale. Chi non ha voglia di stare in questo progetto sicuramente non ci starà. E riaggiungo un'altra cosa, queste sono le prime parole che noi abbiamo detto alla squadra il giorno che ci siamo presentati qua a Milanello. Ciao Chris, mi sembra scontato dirti che il tuo obiettivo è vincere, ma hai un obiettivo, un sogno nel cassetto giunto, arrivato appunto qua al Milan? Yes. Sì, vorrei vorrei giocare in Champions League. Buongiorno, Simone Nobilini di Marzio.com. Una domanda a Leo Maldini, chi vuole dei due. Rivedendo Piontek, rivedendo le sue qualità in campo, vi ricorda un giocatore che magari avete affrontato, un attaccante che avete affrontato ai tempi, se avete una sorta di paragone insomma con qualcuno che avete affrontato nel vostro passato, con cui avete giocato insieme? Beh Paolo, non lo so, io ho sempre fatto fatica a fare paragoni col passato tra giocatori, ed è una domanda abbastanza ricorrente quella di questo giocatore ti ricorda qualcun altro. Io credo che le sue caratteristiche siano ben chiare, anche la sua maniera di esprimersi è molto chiara, semplice e umile, ma ben focalizzata a quello che è l'obiettivo. Quindi io credo che è giusto che lui sia se stesso, ognuno di noi è diverso. I risultati poi saranno sotto gli occhi di tutti tra poco. Sì, buongiorno, Stefano Scacchi, Repubblica. Una domanda per mister Gazzidis. Lei ha detto che l'obiettivo a breve termine del Milan è tornare in Champions, e poi ha parlato di un obiettivo a lungo termine, che è quello di riportare il Milan nel posto in cui merita di stare nel calcio mondiale.
questo secondo obiettivo a lungo termine, secondo lei, nei suoi piani, quanto richiederà? 2 anni, 3 anni, 4 anni? La risposta più facile e onesta è non lo so, non lo sappiamo. Ci vorrà il tempo che ci vorrà e siamo impegnati e coinvolti in questo percorso, così come lo è Elliot. E credo che ci siano 2 tipi di viaggio, direi, qui. Una è quella del Milan, che per noi è ovviamente fondamentale, ma credo che ci sia anche un viaggio che deve percorrere il calcio italiano, laddove la Serie A diventa e torna di nuovo ad essere un punto di riferimento per il calcio. E per questo abbiamo bisogno di una forte competizione qui in Italia, con squadre che giocano in stadi di livello mondiale, di alto livello, pieni e con grandi giocatori. Quindi il nostro obiettivo è anche più ampio, che sono molto ottimista, altrimenti non avrei lasciato l'Inghilterra, e che è rigenerare anche il calcio italiano. E noi vogliamo e siamo orgogliose di farne parte. Nell'ambito del viaggio collettivo del calcio italiano, a che punto è la discussione sul nuovo San Siro, sul nuovo stadio costruito a fianco a San Siro? Stiamo ancora guardando le alternative. Ancora una volta, la forza che abbiamo con la nostra proprietà è la possibilità di fare delle cose molto eccitanti, che può essere rinnovare San Siro o costruirne uno nuovo a Milano. Non lo sappiamo ancora, ma stiamo lavorando in maniera molto collaborativa con l'Inter. Sono molto ottimista sul fatto che avremo un risultato di cui non saranno orgogliosi solo le squadre e i tifosi, ma tutta la comunità milanese. Chris, mai nessun giocatore polacco ha segnato con la nostra maglia. Immagina di avere davanti i tuoi nuovi tifosi, la tua gente di San Siro, e immagina di dir loro quanta voglia hai di fare gol con la maglia del Milan. Questa è una domanda molto emotiva. Io la risponderei in polacco e lei fa la traduzione. Polish, I'm sorry. Polish. Ok. Emozione è solo una lingua madre. To jest przyjemność dla mnie, że będę grał w AC Milan i na pewno zrobię wszystko, żeby te bramki strzelać. È una mia grandissima, grandissima gioia poter giocare qui per il Milan e farò veramente del mio meglio, di tutto, di quello che posso per segnare il gol. Basta, devo aggiungere io. Ci ho provato. Bene, grazie a tutti, abbiamo naturalmente l'allenamento che incombe, vi ringraziamo, buon lavoro e a presto. Grazie, buongiorno. Abbiamo il cerimoniale della maglia, che naturalmente è molto importante per foto e riprese. Grazie a voi, vediamo. Qui avanti, venite pure avanti Leo, qui davanti. Dove vuoi farle? Dietro? Ok, allora per le luci è meglio dietro, spostiamo le sedie, scusa. Seduti. E come facciamo a fare i seduti? Grazie. Maglia più su. Shirts up. Ma la facciamo fuori, le facciamo all'esterno. Fane un paio qui. Fane un paio qui davanti come vengono, poi andiamo all'esterno. Abbassati un pochino. Davide, vieni, ancora un attimo per la televisione, vieni qua.